Ciao a tutti ragazzi, andiamo sulla seconda lezione di gameplay dedicata praticamente a Mario Striker. Avete visto la prima lezione sui movimenti, adesso andiamo verso la seconda, dato che i server sono ancora chiusi, faccio questi video di seguito. Andiamo in game, ma prima follow il canale YouTube ragazzi, mi raccomando, ed eccoci, no, questo è quella di qua, perfetto. La seconda lezione è sui passaggi. Questo è molto molto più molto rapido come video, se non ricordo male, sono tre casi appunto. Passaggio, pallonetto e come switchare il personaggio. Allora andiamo, buttiamoci in allenamento, non perdiamo tempo. Allora, sono allenamento di passaggi, quindi sono tre giocatori praticamente per ogni team. Noi abbiamo in questo caso Mario, Peach e Bowser. Eccolo qua, Footbot ci dice, siamo ritornati qua, perfetto. E come si fa a fare i passaggi? Perché non mi fa fare tutto il tutorial? Ah no, è giusto. Passaggio a Bowser, quindi con la B, opla. Verso Mario e verso Peach. Ok, abbiamo fatto tutto, perfetto. Qua sono i passaggi col tasto B, molto molto easy. C'è anche il passaggio a pallonetto, quindi tipo cross, no? E per chi ha giocato, aveva la configurazione di FIFA praticamente nel pad, è la stessa cosa. Non è PES che ha il tiro sul quadrato, ma è come se fosse il tiro sul cerchio. Allora, prendiamo un attimo. Come si fa a fare il pallonetto, quindi il cross praticamente? Y, facciamolo verso Mario, verso Bowser e verso Peach. E così abbiamo fatto il tutto. Vediamo un po' che c'è anche però la possibilità di andare a cambiare il personaggio. Ovviamente non è che ne guidiamo uno solo, ne guidiamo tre, quindi si può switchare. Come si fa lo switch? Il gioco ci permette di switchare premendo il tasto L. Allora, c'è anche un altro modo per farlo. Se non vuoi passare da un personaggio all'altro automaticamente, ma solo premendo L, allora sei felice di sapere che c'è questo modo per farlo. Vabbè, ok. Basta scegliere manuale oppure automatico nello schermo di selezione, quindi bisogna andare, prima di iniziare la partita, poi lo faremo, si può andare a scegliere automatico o manuale. Quindi, se lasciate automatico, il gioco vi dà la mano. Se invece manuale, no. Ovviamente, switchate voi fisicamente. Facciamo una prova per cambiare il personaggio, quindi premiamo L, tic, tic, vedete? Cambia. Facciamo una partita veloce allenamento. Andiamo poi tre passaggi fino alla prima fine della partita, vabbè, buona fortuna. Niente, molto molto easy questo tutorial. Pallonetto, 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 via via, pallonetto. Ero lì sotto la porta, non potevo tirare. Ok, andiamo. B. Beh, tutorial velocissimo, ragazzi, molto molto easy. Non c'è molto effettivamente che Footbot ci deve insegnare in questo tutorial. Molto molto semplice. Ragazzi, che dire, un video di 3 minuti e mezzo, vabbè dai, dividiamoli tutti almeno, facciamo anche ordine, non voglio andare a riempire video magari tenendoli lunghi eccetera, sono cose basilari, però è meglio sempre staccare, fare le cose con ordine, nel caso poi se c'è qualche dubbio appunto sulla gestione dei passaggi o sullo switching del giocatore che si fa col tasto L, ragazzi, usiamo pure questo video. Come sempre, nei commenti fatemi sapere se avete acquistato appunto questo Mario Striker, che comunque mi sembra molto interessante, e come al solito se avete qualche domanda sullo switching e sui passaggi alti o bassi di Mario Striker scrivetemelo qui sotto, cerchiamo di darci una mano insieme. Ragazzi, come sempre, follow il canale YouTube, mi piace al video, ci vediamo al prossimo filmato, ciao a tutti!